Allora, cosa volevo chiedere? Un po' sulla storia dell'agricoltura. C'erano pastori? Poi le mie domande forse vengono da quello che stavo studiando nel sud, ma così forse sono ingenue. Erano Allora, pastori e contadini insieme o erano molto separati o non c'erano pastori? Com'era? qui l'agricoltura era organizzata in questo modo, qui, proprio nella zona qui, perché se andiamo nella Val d'Asta c'erano i grossi pastori. Io ho fatto, che dovrei poi pubblicare, uno studio sul comune di Villa Minosso. C'è uno studio e quindi li ho esaminati molto bene, quindi a memoria non è che, ma non so se quante erano 15.000 pecore ultimamente, adesso non ce ne sono più. Qui invece, proprio parlando del nostro paese, la era organizzata in questo modo. C'era un po' di ovini, un gruppo di ovini e bovini. Da latte, insomma, ed era tutta piccola proprietà, frastagliatissima, cioè molto. E inoltre c'era molto scambio anche di manodopera. E quindi c'era un'uguaglianza, diresti, fra i pochi abitanti di Costabona, Sì, non c'erano differenze di non classe? c'erano dei picchi. Addirittura le aziende che avevano qualcosa a mezzadria erano due, no, tre. Tre. Ma cosa vuoi? Era la nostra qui, un'altra di un mio parente e un'altra a Rometatico. Quindi la tua famiglia aveva Aveva anche il un... mezzadro, era la conduzione mezzadria, che ho poi liquidato io quando morì mio nonno. Quindi prima della guerra o No, dopo la guerra, è dopo la stata guerra? liquidata direi negli anni 50, 49, 48, 49, 50, quegli anni lì. E i maggiorini che cantavano Sì, erano tutti del posto. tutti del posto, non è che solo i contadini No, no, cantavano, erano, c'era i di tutto. proprietari, i Mio mezzadri. nonno era il direttore praticamente, e poi c'erano tutti gli attori che venivano da. Erano poi i più bravi, quelli che erano capaci. Ma quindi se il nonno era il direttore, c'era una gerarchia, nel senso che il nonno era anche il capo di... Ma lui era il capo del maggio, capo maggio. Ma anche nella società di Costabona, Beh, era un capo... era un punto di riferimento. E non Perché era un... aveva una certa cultura, avendo fatto alcune classi del ginnasio. Poi dopo si era ritirato per la morte del padre, e quindi era un po' un punto di riferimento. Difatti, in effetti, per essere preciso, all'epoca, quando io ero un bambino, c'erano due momenti di cultura. Uno era rappresentato dalla lettura collettiva, cioè venivano tutta la gente, veniva in casa di mio nonno lì, lui leggeva. E poteva essere l'Orlando Furioso, poteva essere un romanzo, poteva essere I Promessi Sposi, poteva essere, non lo so, uno dei grandi, I Miserabili di Victor Hugo, non lo so, i classici di un tempo. Poi, invece, i bambini, che eravamo poi noi, venivamo accompagnati in una casa del paese alla sera e ci raccontava, c'era il narratore di favole, che si chiamava addirittura La Mecchi Francesco, ma forse sbaglio il nome, non so, non mi ricordo. Ad ogni modo era un uomo, un bell'uomo con una barba lunga. E ricordo sempre la sensazione di quando diceva Baghdad, Baghdad, per me era chissà cosa pensavo. E quello era il modo di stare anche assieme. Quindi la cultura si svolgeva in questo modo. Da quelle letture, da quei momenti di ritrovo collettivo, in cui dopo si discuteva, eccetera, eccetera, probabilmente si ragionava, a mio giudizio, no?
non sono stato smentito fino adesso, quindi si ragionava anche come comporre il maggio. A mio nonno, che era il compositore per eccellenza, venivano forse dati anche dei consigli, non lo so, qua su quali erano le esigenze. Ma raccontava tutte le sere? O questo era un'occasione? No, erano, adesso non te lo so dire, perché parlo di reminiscenze di oltre 70 anni fa, quindi. Ma c'era questi momenti. Io addirittura ho qui un romanzo che usciva a puntate. Ed era Saint Clair delle Isole o gli esiliati a Barra, e c'è un maggio che è stato scritto dal modenese, da uno di Modena, e usciva a puntate nel 24. Quindi lui leggeva le dispense? Non lo so, questo è un caso che ho in mano io, perché è stato trovato su una bancarella questo. Stato trovato così, a me interessato. Ma che per l'opera dei pupi c'è molto forte l'idea dei cristiani, dei turchi, perché c'era l'invasione degli arabi, eccetera. Ma qua in montagna, come tu dicevi che cosa è Baghdad come ragazzo, gli adulti che ascoltavano queste storie epiche, cosa pensavano quando sentivano saraceni? Ma probabilmente avevano questa visione dei buoni e dei cattivi, perché i turchi erano mamma li turchi, viene detto allora mamma li turchi. Anche qua? Sì, sì. Anche qua? Sì. Perché io l'ho sentito spesso nel sud, perché hanno detto qui nel sud sono arrivati... Sì, ma anche se tu guardi tutti i paesi qui vicini della come si chiama... della Liguria e dello Spezzino anche, tutti i paesi sono costruiti in cima dei cocussoli, che sono per difendersi, è a scopo di difesa. Quindi anche qui c'è Le scorrerie ci sono state. Adesso di preciso non me lo chiedere perché non lo saprei, però ci sono state. E quindi questo senso del buono e del cattivo c'è. Solamente che il nonno, io non so su che cosa abbia influito, quali siano stati gli elementi che hanno influito su di lui, che riesce lui ha immagini che vigevano un tempo, ad esempio a quello che vedrai domani, Rolando Furioso, la Gerusalemme liberata, che erano scontri di forza anche, battaglie. A lui non piacevano, e quindi introduce l'elemento elegiaco sentimentale, cioè che cambia un po' il... perché ci sono dei periodi nella storia del maggio, ci sono i periodi ad esempio in cui vengono cantati i maggi toscani, che venivano riadattati e rielaborati dai capi maggio. Quindi cambiano da 5 versi in 4 versi tutto il maggio? No, non sempre erano erano anche in 4 versi. Ah, anche quelli toscani erano in 4. Ce ne sono di quelli in quintine, ma che poi ripetono l'ultima riga, non è che ci siano molte. Ma ci sono anche in quartini. Venivano però allungati, modificati. Tant'è vero che io nelle prime scoperte che ho fatto di maggi qui, nella mia raccolta, che adesso è veramente, l'ho messa veramente a posto, e io pensavo, ho attribuito dei maggi ad autori locali che poi ho riscontrato venivano dalla Toscana. Perché era in uso allora che l'autore, ad esempio in Toscana, non usava. Non metteva. E qui invece poteva essere il copiatore, quello che l'aveva ricopiato. E quindi io li ho attribuiti come autori.
poi mi sono accorto che li ho trovati anche di là, e quindi vuol dire che lui, li modificavano e li allungavano. E poi è giusto mettere il prego? Nome del, giusto anche mettere il nome del nuovo, perché nella tradizione orale sì. Il nome del, di quello originale non si sa. No. E allora, ma dove sono riuscito io a metterlo, li ho messi. Ma dicevo, perché il maggio in Toscana, ed è molto più breve, è diventato più breve nel momento in cui è rientrato nelle sale. Perché Buti, ad esempio, c'è un momento lì, adesso l'ho letto, adesso non mi ricordo preciso, dove si dice che il Frediani, che era un grosso autore, ha scritto più di 50 maggi, ed era un pastore. Difatti la compagnia si chiama Pietro Frediani, di Buti. E dice, non so se sia Landi che dice, io non ricordo mai di aver visto un maggio all'aperto. Ed erano scritti per essere cantati all'aperto quelli di Frediani. Però lui dice che non ne ha mai visti a Buti. Mentre invece più in su, perché Buti è nei Monti Pisani, provincia di Pisa. Poi qui nella Lucchesia invece sono altri. Venendo in su cambia. E addirittura non piacevano così corti quando venivano importati. Perché sono stati stampati dalla tipografia Sborgi di Volterra moltissimi. Io ho degli esempi. E lui li rimaneggiavano, li allungavano ed erano però tutti spettacoli di forza. Poi nel momento in cui la Chiesa, forse anche là, soprattutto là, si impadronisse del maggio come fenomeno, perché attira gente, gestisce gente, eccetera, eccetera, allora la Chiesa entra. E quando è questo momento? Ma io questo non te lo so dire, ma si può ricavare dal momento in cui fioriscono i maggi delle vite dei santi. Anche okay, non sono quelle più vecchie? No, non sono quelle più vecchie, ma sono abbastanza vecchi. Sant'Alessio, ce ne sono tantissimi. Santa Genoveffa, cioè. E poi riprende, forse riprende una certa libertà e ritornano gli spettacoli di forza. Agli spettacoli di forza vengono sostituiti dall'elemento elegiaco sentimentale che prediligeva mio nonno. E poi io direi che con la mia produzione ho cambiato anch'io, perché sono entrato nel verismo un po', cioè nel prendere le cose come sono. Anche nei classici, proprio la tragedia. Esatto. Ma così che diventa, cioè l'Orlando Furioso, cioè Roncisvalle non ebbe fortuna la prima volta, perché era diretto a un pubblico che era abituato ai maggi di mio nonno. Perché quando muore Orlando io sentivo, mentre suggerivo, giravo per il ma vedrai che adesso viene un eremita che lo libera, lo salva, lo fa tornare in vita. Poi invece muore e allora faceva, non piace. No, non c'era giustizia, no? Sì, non vinceva il bene, insomma. Perché poi in sostanza è il bene che trionfa sul male. Questo significa che la gente, la persona che ha fatto quel commento non sapeva la storia di Roncisvalle. Perché se avessi saputo la storia... Sì, probabilmente. Probabilmente, ma il maggio ha sempre cambiato anche la storia. Ah, quindi si può sperare... L'autore di maggio mi pare di averlo scritto, è libero. Sì. Non è legato alla storia. Io devo averlo scritto in qualche premessa, ma è così, con la libertà che è concessa all'autore di maggio, che la può anche stravolgere la storia. E quando vedevano queste storie fra cristiani e saraceni, pensavano magari
ai turchi del passato, buono o cattivo, pensavano anche a situazioni attuali, perché Ma probabilmente c'era anche questo. Mimmo Cuticchio mi ha detto che quando si facevano queste opere, Sì. dice il Perché nero ti non vedi, era c'ho il sole, il nero non era il nero d'Africa, veramente era lo straniero che aveva invaso Sì. il territorio, erano i Borboni, Sì. quindi Ah, era. un po' c'era anche questo. Noi dobbiamo metterci nelle condizioni di un popolo che viveva nella, che era come dire, circoscritto, perché veniva e isolato, ecco. Le comunità erano isolate Anche l'uno dall'altro. qui. No, uno dall'altro no, erano isolate, ad esempio la comunità di Costabona era isolata da quella di Secchio che è vicina, da quella di Quaro che è vicina, perché non c'erano strade, non c'erano mezzi di comunicazione come sono oggi, la stampa non funzionava, mancava il collegamento. E questo influiva su di loro, influiva in una certa educazione. Se pensi che fino a mia nonna, che è nata del 70, non è andata a scuola perché le scuole per le donne non c'erano. E ho presentato l'altra sera una interessantissima tesi di una ragazza, una certa Giovanelli, che ha fatto la storia della scuola in montagna. Ad esempio, io ho trovato un documento che il fratello di mio nonno, che era il parroco, aveva l'incarico di fare il maestro. Il parroco era il fratello del nonno che c'era scritto Sì, qui. Ok. il fratello è quello che ha costruito la chiesa. E aveva anche l'incarico di fare scuola. E con il compenso ho trovato proprio la delibera, ce l'ho là. La delibera in cui il comune gli dava tanto all'anno perché facesse la scuola. Poi venne un altro maestro che la faceva poi quando aveva tempo. Se non aveva tempo diceva tornate a casa, ma le donne non c'erano. Non c'erano a scuola, non hanno imparato a No, leggere e mia nonna non scrivere. sapeva leggere. Sapeva A, B, faceva A, B, C. Quindi in questo scritto dove dice tutti sanno leggere, sono tutti gli uomini. Eh sì, penso di sì, perché la comunità allora guardava gli uomini. Certo. C'era questo. E probabilmente anche le donne avranno influito nel vedere nell'uomo un po' il nemico, non lo so. Perché la donna era un po' schiava, diciamolo pure. Tutto questo ha influito logicamente a creare abitudini, consuetudini, tradizioni, tutto quello che. Perché è il contesto sociale che ti forma. E dato questo isolamento dicevi le consuetudini diverse, si notano consuetudini diverse fra Costabona e Asta, per esempio, che sono le due compagnie dove c'è una tradizione del maggio, caratteristiche diverse anche fra, per Sì. esempio? Nella religiosità, in tutto. Ma anche nei costumi, negli usi, eccetera, si sono, a seconda delle esperienze. Se tu guardi la popolazione montanara è molto più evoluta di quella, ad esempio, della bassa della nostra pianura, perché quella era legata al fondo. E nella bassa c'era il fondo, e qua no. No. Perché erano legate al fondo, non vedevano neanche il paese. Difatti sono le case in mezzo alle campagne. Qui invece il centro isolato, la sera si vedevano sempre, anche se lavoravano in ambienti diversi. Laggiù erano isolati e poi i nostri, l'emigrazione favorisce l'educazione. Cioè l'emigrazione che c'è sempre stata. Nel Da tutta periodo questa zona. invernale, tutti andavano ad esempio all'Isola d'Elba, ai miei tempi, a coltivare le viti. Tutti i contadini. Sì. Ma non tuo nonno. No, 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 non c'è mai stato. Perché lui era Lui di faceva una. anche un altro mestiere, era un artigiano, era un orologiaio. Quindi se vedi anche delle molte sveglie che ho io, eccetera, erano di mio nonno.
perché lui era un ottimo rosaio. Quindi qui non c'erano nobili, ma c'erano artigiani e contadini. E c'era armonia fra artigiani e contadini? C'era armonia assoluta. Io credo che è un'armonia così. Cioè tutte le cose che sono state fatte, le tradizioni, nelle, non so, ad esempio, poi le leggerai, quelle tradizioni che ti ho elencato. Un po', adesso non sono approfondite, tutte hanno bisogno, mi pare di averlo anche scritto, che ogni tradizione avrebbe bisogno di essere approfondita. Però c'erano, e ogni mese, ogni stagione, ogni... aveva queste tradizioni. Quindi religiosi? Non solo religiosi. Non solo, perché ad esempio nel periodo di carnevale, le giarai, c'era proprio le mascherate, le facevano anche gli adulti. Poi giravano alle case. E queste differenze fra Costabona e Asta? Sono dovute all'isolamento? Anche all'isolamento, ma anche alle pastori, hai detto prima? La pastorizia era molto sviluppata lassù. Direi che forse l'unica. E poi c'era anche un po' di industria del legname in Asta. C'erano due aziende che facevano e che forse rappresentavano il male. Nello spirito di queste due aziende, perché facevano un po' l'alto e il basso. Creavano una differenza di classe anche, quindi. Esatto, perché prendo te a lavorare e non quello là. E qui non c'era questo. I capi dell'azienda abitavano anche erano locali. E si è visto anche, ad esempio, come è scoppiata la libertà, diciamo, del 45. Il ricco, cioè il padrone, è stato considerato la democrazia cristiana e il gas il comunismo, che lotta per avere la giustizia. Invece a Costabona? È difficile, sono stati tutti democristiani. E quindi a Costabona il democristiano non rappresenta il potere, ma... Così era illuminato. Anche se c'era un coso, nessuno, ad esempio a casa mia nessuno negava niente a nessuno. Io ho visto ad esempio dai conti anche del parroco, che c'ho il registro io, ce l'ho un registro, adesso te lo faccio vedere, e lui teneva notato tutto, ma faceva anche i prestiti, ma non erano prestiti di usura, non essendoci le banche, erano prestiti giustissimi, perché erano il 2-3% che pretendeva. Queste aziende di legno di Asta, i proprietari facevano parte del maggio o... No. Quindi in quel caso lì erano lavoratori, contadini, artigiani? Ma è così anche un po' in tutti i paesi, c'è questa. Io che sono un po', io sono poi un etnologo un po' io. Perché i comportamenti delle persone li ho studiati e ho analizzato e c'è questa, ci sono queste differenze. E sono due paesini così vicini, no, Costabona e Asta, non sono in un'altra regione? No, oggi no, oggi sono vicinissimi, un tempo per non era così. Se tu pensi che da Civago per andare a Villa occorrevano 8 ore a piedi. Oh, sono state 5-6 ore per andare a Civago, da qui a Civago ci vogliono 4 ore più. Ok, da qui a Civago 4 ore più. E poi perché andarci? No, perché esatto. Costabona era autonoma. Esatto, erano tutta una loro autonomia. Quindi tutte le famiglie che erano contadini avevano qualche ovina? Hai detto prima che c'erano ovine? Sì, ce l'avevano. Erano capaci di avere in un'azienda così. Parlo di quella che era la mia, avevano, non so, aspetta, 2, 4, 6, 12 bovini.
e avranno avuto 15-20 pecore. Mm. Insieme alla... E li pascolavano poi assieme. Mm. E anche insieme all'agricoltura? Sì. Quindi anche... Poi andavano poi i bambini, erano utilizzati al pascolo sempre. Mm. E quanti lavoravano per tuo nonno? Ma mio nonno c'era una famiglia, basta. Era mezzadriva, perché è una cosa diversa, da Wurpus non usa. Mm-hmm. Mezzadriva si dividono i profitti. Si dividono il profitto alla fine dell'anno. Cioè, è un'azienda che è stata considerata, è una forma di conduzione che è stata considerata, secondo me, ingiustamente, non lo so come una strozzatura del lavoro, non lo so, che poi era dovuto a comportamenti, non al fatto economico. Mm-hmm. Perché quanti casi ancora oggi vedi in cui tu ci metti il capitale e io il lavoro? Dappertutto. Dappertutto. Ora era così. Il proprietario del terreno metteva il capitale. Mm-hmm. Poi pagava a metà il bestiame, tutto, perché il mesado era. Erano i comportamenti che hanno ammassato, ad esempio, questa forma, anche nella bassa. Quindi c'era una famiglia numerosa che lavorava sul terreno del nonno. Sì. E di questa famiglia numerosa c'erano dei maggiorini? Anche. Quindi c'era un rapporto... Un rapporto... Io a un certo momento, subito dopo la guerra, io e il contadino che eravamo, lui aveva un anno più di me, ma andavamo insieme a fare il mercato, eravamo amici, a ballare, era malinteso. Invece, ad esempio nella bassa, li trattavano da schiavi, cioè il comportamento, gli dovevano dire signor padrone, cosa che signor padrone qui... Dovevano andargli a chiedere un acconto, glielo chiedevano in modo. Gli dovevano portare dei caponi per Natale. E qui? Le regalie. Queste erano così. E a Costabona? No. No, non si faceva questo. E le altre due aziende di mezzadria, a parte. Sì. C'era una famiglia. Sì, che abitava poi lì. In ogni mezzadria. Sì, sì. Sì, sì, erano famiglie. La mezzadria erano gruppi familiari, nuclei familiari, che avevano i bambini, che avevano tutto. E quindi dove ci sono stati degli uomini illuminati, le cose sono andate bene. Non sono andate bene per tutto, insomma. Quindi, invece Asta, chi cantava era contadino o pastore, ma non proprietario. E così? Ma saranno stati anche proprietari, piccoli proprietari. Oh, piccoli proprietari, ma non i capi... No, quelli che avevano quelle aziende. Erano due aziende, che erano poi tutt'una, messe insieme erano tutt'una. E... Ad esempio nel periodo di guerra hanno tenuto a casa gli operai per farli lavorare, non sono andati in guerra. Mm-hmm. E tu sì, tu no, erano tutte queste. Mm-hmm. Boh, io le ho rilevate, però. E sono ancora lì, discendenti? Ma ci sono ancora, sì. Mm-hmm. Però... E i discendenti cantano il maggio? Non so, non credo. Come si chiamano? Erano i Togninelli e i Rossi. Mm-hmm. Invece i Zambonini erano pastori? O ma penso di sì che erano, fossero, ma erano piccoli proprietari anche loro. Penso. Chiederò domani a... Non sono sicuro. Allora, vedo cosa ho scritto così. Allora, il rapporto fra Costabona e Villa come centro, c'erano nel passato rapporti di dipendenza o di collaborazione con Villa? Nel maggio, ad esempio, Costabona e Villa hanno fatto anche delle rappresentazioni assieme. Mm. Facevano le prove giù in fondo al fiume. Mm. Io l'ho raccolto da un anziano, c'è una testimonianza di un anziano. Mm. E poi
capoluogo però era sempre considerato come centro del potere. Mm-hmm. Si scendeva. C'era una compagnia a Villa Minozzo. Sì, sì. Che poi non. Poi non è. No. Non so. No, Costabona era autosufficiente? Sì. Ma sì. In che senso Villa era il centro di potere? È un po' sì, eh. Economico, politico? Ma soprattutto sì. Politico. Perché rappresentava... Anche economico, perché i grossi negozianti erano a cosa? Era una villa, grossi commercianti. Quindi per vendere e comprare sì. Scendeva a Villa? Sì. Uh-huh. Ecco il complesso di Villa Minozzo. Qui c'è la popolazione, qui ci sono i marchi che hanno cantato, qui c'è un po'. È molto utile la lista che hai fatto dei magi cantati negli anni, che c'è nel volume... Non ho capito, scusa. È molto utile la lista che hai fatto dei magi... Sì. A me sì. Perché se no è tutto generico, è tutto generale. Ma sapendo quando e dove si è cantato un maggio e quale titolo, sì. Allora c'è una base concreta, sì, sì. Storica. Per me sì, io la penso così, non so, io sono poi un... Tu hai visto il mio sistema, quindi... E quanto spesso si scendeva a Villa? Ma quando c'era il mercato. Settimanale? No, non sempre, no, no. Poi c'erano le fiere, le grandi fiere. C'erano le fiere soprattutto di bestiame, perché era poi il bestiame, perché nel momento in cui si vendeva la mucca, eccetera, eccetera, si facevano anche gli acquisti. Mm-hmm. Capisci? Mm-hmm. Quindi era anche quello. E quindi sempre i maggiorini cantavano con la compagnia della. Contrada si può chiamare? No? Sì, come... della frazione. O della parrocchia. Ah. Ad esempio Secchio c'aveva il suo. Mm-hmm. Ce li hanno avuti tutti i paesi su di qui, il loro complesso. Quindi sarebbe impensabile che uno di Secchia canta con uno di Gova? O... Ma era difficile. Mm-hmm. Dopo, in tempi moderni sì che è successo. Mm-hmm. Perché? Ma ho visto solo Franco Sorbi che canta un po' con tutti, forse sì. È un'eccezione? Ma sarà un'eccezione, penso un'eccezione. Ah, perché va d'accordo con tutti? Ma non è il tipo che va d'accordo con tutti. Ah. Noi l'abbiamo avuto, ah. Quindi lo so. Che è molto critico su tutto. Mm-hmm. Ma in modo. È strano per me, solo uno che... Circola, ma c'è anche da noi adesso c'è anche Giacopelli. Ah, quindi non è un caso unico, ci sono. Ma là non l'hanno mai avuto, credo, il complesso. E nessuno. Quindi uno che gira come sostituto può essere. A Luovi invece l'hanno avuto. Mm-hmm. C'era anche un complesso famoso, ma tutta la valle del Corso. Mm-hmm. E anche i magi che si cantano, spesso mi sembra che la stessa compagnia ha un repertorio che un'altra compagnia non, come dire, l'altra compagnia rispetta. Ci sono altre compagnie che cantano i magi del tuo nonno, per esempio? No. E quindi questo è quasi vostra proprietà? Sì, è una proprietà. L'hanno chiesto, però... Mm-hmm. Qualcuno una volta me l'aveva chiesto, ma non era più un complesso che andasse bene. Quindi c'è quasi un diritto d'autore, no? Chiamiamolo così, tacito, ma c'è. E fuori il contesto del maggio, ci sono legami? Sì, per poco. Perché ormai non c'è più isolamento. No, l'isolamento è stato superato. Superato. È stato superato dall'avvento delle strade, perché se tu fai una considerazione
Nel 1945, mica, non andiamo indietro, delle 18 frazioni del comune di Villa Minosso, soltanto 4 erano collegate con la strada. Ed erano Carniana, perché dalla bassa per venire a Villa Minosso ci passava la strada. Poi c'era Villa Minosso, Minosso e Costabona. Ah! 4. Perché Minozzo è più basso. È appena più avanti per andare verso il coro. Invece Costabona, per avere la strada bisogna... Ma era già collegata con... Fu collegata con Villa Minosso nel 37 o 38, 1937-38. Mentre invece con Quara era già collegata dal 23-24, perché fu un americano di Costabona, un certo Caroli Ruggero, che venendo aveva fatto fortuna là. Qualcuno dice perché era lavorava nell'ordine pubblico, non lo so, al tempo del proibizionismo, quindi probabilmente aveva fatto i quattro. Tornò con, nel 24 tornò e nel 26. Nel 24 fece fare l'acquedotto, diede i soldi per fare l'acquedotto. E nel 27 diedi i soldi per fare per comprare, per fare le opere da i ponti per andare a Quara. E tutta la strada invece fu fatta a prestazione dal volontariato. E parallelo alla storia della chiesa? Allora era così, ma fino al 1945 c'erano le prestazioni. E nelle altre frazioni anche? Dappertutto. C'è il giudice, lo chiamavano, il giudice stradale. Ad esempio, tenevano dietro alle strade anche quelle, le mulattiere come oggi sono ridotte, che non ci sono più perché nessuno le guarda più. Una volta le tenevano aperte. E a Villa Minozzo, dove era il centro di potere, sembra che il centro di potere non si interessava tanto al maggio, nel passato né mai, adesso. Mai. Come mai fra tante famiglie che cantano il maggio non c'è stato nessun... Che abbia avuto queste idee? Nessun sindaco maggiore? Ma io poi credo che i sindaci avevano solo certi poteri, ma non è che avessero delle grandi possibilità. Quando avevano pagato gli impiegati. Quindi è una cosa di mancanza di possibilità. C'erano maggiorini sindaci o... Sì, c'è stato un maggiorino sindaco, Ferrarini, ed era di Costabona. Quindi non è una divisione potere politico? No. Ok, allora, vado avanti. Fino a quando la gente ballava con i maggiorini dopo il maggio? O si faceva così a Costabona? Ma direi fino agli anni 50. E a pranzare e a cenare dopo si fa sempre? Si è cominciato a fare dopo si è smesso di ballare. Ah, quindi prima si ballava con il pubblico. Quando si è smesso di ballare con il pubblico, c'era la compagnia comunque unita, riunita. Che si fermava. Si fermava a cenare. Invece quando si ballava con il pubblico, dopo andavano a casa. Andavano poi a casa. Perché c'erano poi le distanze da superare. Interessante questo. E quindi qual è la causa? Che prima si smette di ballare? Ma non lo so, perché prima di tutto perché a ballare nella carbonara si tribola. Non era un grosso divertimento. Ma si faceva prima, hai detto, no? Si faceva prima, si ballava prima. Sì. Però dopo, quando hanno cominciato a entrare in funzione le sale da ballo, hanno superato questo. E poi era l'aria di festa che si creava intorno al maggio. Quindi ora quell'aria di festa, se c'è fra i maggiorini che rimangono a cenare. Sì, sì. Non è più la festa, una volta era l'unico legame con la cultura era il maggio. E altri spettacoli, qualche commedia c'era, le facevano nei piccoli teatri. E pensavano di fare un maggio e poi
tornare a casa senza rimanere a cenare insieme? Ma oggi non, io non avrei nessuna difficoltà. Io, proprio. E gli altri? Non lo so. Ah. Però come costume o come abitudine? Come costume lo fanno. Si rimane. Continuano a farlo, rimango. Allora, c'è qualche rapporto fra il maggio, i protagonisti del maggio e i protagonisti delle feste tradizionali, le feste religiose? Chi organizzava il maggio organizzava magari anche delle cose durante l'anno? Il tempo di tuo nonno? Il tempo di mio nonno, ma non solo. Anche altri avevano tutti delle funzioni, anche nella chiesa. Funzioni dirigenziali, chiamiamole così, perché chi guidava la processione, c'erano le confraternite, perché erano importantissime. C'erano legami fra le confraternite e i maggiorini? Molte volte erano gli stessi, perché facevano tutte le funzioni che adesso non ci sono, tutte le feste che hanno abolito. Le hanno abolite perché delle ferie se ne fanno anche troppe adesso. Ma ai tempi in cui si lavorava la terra, eccetera, delle feste ne facevano poco. Quindi c'era anche il lunedì di Pentecoste facevano festa. Cioè il giorno dopo la Pentecoste. Poi c'era il Corpus Domini, che era una festa infrasettimanale. L'Ascensione, che era una festa infrasettimanale. Cadeva nel giovedì e così via. E quindi in quelle occasioni lì c'erano tutte, poi le leggerai, le tradizioni che erano quelle anche religiose poi, che erano le rogazioni, che si andava nelle processioni, nei boschi per impetrare la benedizione, anche sul raccolto, su quant'altro. E questo sarebbe della comunità di Costabona, quando c'era questa processione? O venivano persone? No, erano parrocchiali. Sempre. Erano sempre parrocchiali. Ad esempio il giorno di Santa Croce, in tutti i campi seminati a frumento, il 3 maggio mi pare, facevano tante piccole croci con dei paletti. Poi le portavano alla chiesa a benedire, poi le mettevano nei campi arati, in mezzo, nei campi seminati, con un rametto d'ulivo. Poi ho letto che la messa, in un certo momento a Costabona c'è la melodia del maggio. È ancora così? Beh, quella lì l'ho fatta io. L'hai fatto tu? La messa del maggiorino, sì. Hai messo la melodia del maggio durante la messa? Sì, ma è una messa tutta quella del maggiorino. Non è che la cantino sempre. Ah, quindi esiste per momenti speciali? Sì, la fanno. Noi la facevamo, l'avevamo proposto in occasione dell'ultima giornata di fare una giornata completa, ma al mattino, quando si fanno quei pezzettini di maggio, io poi vedevo in un altro modo, per quello il Costabono non ci va più. Poi avevamo pensato di fare la messa del maggiorino, l'abbiamo fatto una volta a Villa. Una volta a Villa, ma a Costabona? Costabona la facciamo tutti i 15 di agosto, la fanno. Il 15 di agosto, quindi una volta all'anno, il maggio, tutta la musica della messa sì, e sì. La musica del maggio. Pare sia così. La messa del maggiorino, e quindi tutti quelli che sono alla messa cantano questo? No, c'è poi una specie di coro. C'è un coro scelto, poi i solisti, il coro, quindi il pubblico alla messa ascolta. Sì. All'offertorio c'è il canto del santo, dell'agnello di Dio, la comunione, poi c'è quello lì, la preghiera dei fedeli, che è fatto di solisti. Mm-hmm, mm-hmm.
Quindi la messa di tutte le domeniche non si sente mai. No. Ok, avevo capito male. No, è così. L'abbiamo fatta così come. E poi io ce l'ho così, anche la musica, c'è anche musica. Mm-hmm. Un'ultima domanda. Addirittura ho fatto fare per fortuna. Messo in musica tutte le melodie che cantavamo un tempo nella messa, in tutte le funzioni. E sono un bel documento. Che me lo ha musicato un maestro di musica che era poi Don Savino Bonicelli, che era di Costabona. Nel sud. Tradizionalmente le donne vanno in chiesa e gli uomini rimangono fuori. Immagino che non è così. Dove? Nel sud. Qui sì. Immagino non è così. No. Faccio vedere. Addirittura le. Ecco la messa del Magistero. Ad esempio muore uno, un maggiorino, si canta la messa del maggiorino. Ah, che bello, ho capito. Quindi diventa un... E ci sono tutte le intenzioni. Poi si fa nella preghiera dei solisti, c'è anche l'intenzione. Immagino questo si fa solo a Costabona. Penso di sì. Sì. Penso qui. Ah, poi abbiamo fatto una via crucis. Ho fatto una via crucis. Ci sono tutte le varie... quando è stata fatta, dalla prima fino a quando è stata modificata. E questi qui sono i cosi di musica che ha fatto per me Monsignor Savino Bonicelli, che sono le cose, poi ci sono tutti gli altri canti. Questo è il secondo, qui c'è il primo. Vedi, è dedicato nel 79. Questo qui deve essere quello della messa del Magistero, poi Santo Agnello di Dio, poi ci sono canto di comunione, Iste Confessor, che è un altro canto che facevamo, Lucis Creator, Veni Santo Spiritus, Iste Confessor, Via d'Oro, il Tantum Ergo. Quindi anche oggi, quindi la comunità si riunisce in chiesa la domenica? Sì. Sì. Sì, sì. Quindi è un punto di anche un punto di identità collettiva. Sì, le litanie di Esire, quello dei defunti. Cioè, e queste qui le abbiamo salvate. Io ce l'ho anche, le feci cantare a Prospero Bonicelli. Poi Don Savino le ha messe in musica. E poi me le ha anche suonate, ce le ho anche sul nastro. Sì, io sono abbastanza organizzato, non so molto poi cosa, organizzato. Io non so poi cosa succederà dopo quando non ci sarò più. Perché questo archivio qui, dopo ormai, ha bisogno di una mezza giornata tutti i giorni. E quando sono vivo, un giorno o due. Dopo mi trovo ingolfato come sono adesso. Ti faccio un'ultima domanda. Dimmi tutto. Gli emigrati, che ho letto i numeri che sono partiti tanti, potresti dirmi qualcosa sulla situazione, se sono tornati molti? No. Rientrano, mantengono la loro casa. Hanno mantenuta, ma rientrano quei 15-20 giorni di agosto. E fanno parte del maggio? Eh sì,
Il miracolo di Costabona è stato proprio quello di aver utilizzato l'emigrazione nei luoghi, nei centri vicini, perché rientravano il sabato. Cioè hanno mantenuto contatti e rapporti col luogo d'origine. Ma è stato quasi un miracolo, ecco. Ma è successo così anche a Romanoro, intervistavo una volta, anche là sono tutti emigrati a Sassuolo, eccetera, eccetera, quindi rientrano. E quindi fanno parte, quando rientrano della compagnia logistica? Sono inseriti, sì. Con, anche forse con più... Il presidente lavora alla Ferrari di Maranello, Daniele Monti, quello alto, che ha scritto un nuovo omaggio. Forse sono anche più entusiasti di tenere la tradizione? Ma può darsi, io penso di sì. Io sono stato via 21 anni, 22 anni anch'io, quando Stefano e Lorenzo studiavano. Dove eri? A Reggio? Ero a Reggio. Però mi ha tenuto sempre il sabato e la domenica, ero sempre qui. E ho mantenuto, sono riuscito a mantenere questo... Perché come si può lasciare questo posto? Ma no, io lo lascerò un giorno. È bellissimo vedere... ma tu ti lascerai il mondo, ma questa montagna e quest'aria, e la freschezza... Sì, è vero, è vero. Io sono affezionato.